Chi trova un amico trova un tesoro, è un proverbio in largo uso nel nostro paese. Ebbene, anche i nostri amici e partner di NordVPN, amici molto preziosi, hanno riservato a tutti voi follower del nostro canale una straordinaria offerta che vi consiglio di non lasciarvi scappare. Chi infatti sottoscriverà in questi giorni un piano biennale avrà due vantaggi. Il primo per se stesso, ovvero 4 mesi gratuiti, e poi un coupon da regalare agli amici, ai parenti, ai conoscenti, a chi volete voi, come gesto di pura amicizia e soprattutto un gesto di responsabilità per garantire alle persone più care a voi la protezione di NordVPN con un ulteriore imperdibile sconto. Quindi non lasciatevi sfuggire questa grande opportunità, riservatevi da NordVPN, trovate tutti i dettagli nel link in descrizione a questo video. Parlavamo di amici, parlavamo di persone che ci stanno a cuore. Come ci si comporta con gli amici? Beh, di solito si cerca di mantenerne alto il rispetto reciproco, di mantenere la loro fiducia, che ovviamente poi viene ricambiata. Ma cosa succede quando si decide di cambiare radicalmente il proprio rapporto con chi prima era un amico, anzi un alleato, anzi un compagno d'arme o nel caso un camerata? Beh, lo hanno scoperto centinaia di migliaia di soldati italiani dopo l'8 settembre del 1943. Sono passati oltre 80 anni da allora, ma la memoria va conservata, va mantenuta vivida per evitare riscritture del passato, tentativi di sminuire ciò che è successo, addirittura di negare ciò che è successo. Ebbene, circa un anno fa è uscito un ottimo libro di un grande collega, questo libro di Mimmo Franzinelli, si intitola Schiavi di Hitler. Mimmo Franzinelli è un grande giornalista, si è occupato di tante inchieste, tra cui quella di cui ci siamo già occupati in tempi recenti, relativa al Piano Solo. Ebbene, Franzinelli ha composto questo corposo volume che vi consiglio di leggere, ma di cui non voglio spoilerarvi troppo il contenuto per evitare di togliervi il gusto della scoperta, scavando in profondità in un tema a volte dimenticato, colpevolmente dimenticato dalla nostra storiografia, il tema degli IMI, gli internati militari italiani, ovvero di quelle centinaia di migliaia di soldati catturati o in certi casi traditi e venduti dai loro comandanti e spediti nei campi, non nei Vernichtungslager, non nei campi di sterminio, non neanche nei campi di concentramento, ma nei campi di lavoro del Terzo Reich. Cominciamo questo video stabilendo una questione fondamentale. All'interno delle convenzioni che regolano i conflitti, si stabilisce che il soldato in uniforme, regolare, che viene catturato, sia soggetto al trattamento dovuto ai prigionieri di guerra. Ciò significa che viene ovviamente imprigionato in un campo da cui non può essere liberato salvo accordi reciproci tra stati, almeno per tutta la durata delle ostilità. Non può essere schiavizzato, non può essere oggetto di situazioni umilianti. Insomma, va preservata la dignità della persona. Sono esclusi da questo trattamento i soldati irregolari, cioè quelli che non indossano una regolare uniforme, non appartengono a un regolare reparto combattente. Quindi sono esclusi sostanzialmente i guerriglieri e tutti coloro i quali non osservano il codice militare di condotta di guerra. E allora perché? Perché le centinaia di migliaia di soldati italiani spediti nel Reich su carri bestiame, come se fossero appunto bestie da macello, non si videro riconosciuta quella qualifica di prigionieri di guerra, ma vennero definiti internati. La definizione non è casuale. Le parole, come diceva il regista Nanni Moretti, sono molto importanti. Prigionieri, abbiamo detto, stabilisce un certo numero di tutele e di regole. Internati, ecco, lì siamo in una zona grigia, una zona in cui si possono eludere le leggi, i regolamenti, e si possono trattare degli esseri umani come degli schiavi. E ciò che avviene ai soldati italiani che vengono catturati dopo l'8 settembre del 1943, e avviene per espressa volontà di Hitler, che vive l'armistizio italiano come un vero e proprio voltafaccia, un tradimento cui comunque era per certi versi preparato. L'operazione Axe, ovvero l'intervento diretto in Italia e non solo delle truppe tedesche, era stato pianificato dopo la caduta di Mussolini, dopo il 25 luglio del 1943. Doveva essere un qualcosa semplicemente a tutela degli interessi tedeschi in guerra.
In realtà si rivelò qualcosa di molto peggio. Approfondendo la questione e attingendo al libro di Mimmo Franzinelli, si scopre ad esempio che oltre al proclama badogliano monco di diverse parti, trasmesso solo ed esclusivamente perché costretti dopo la decisione degli alleati di rompere l'impasse dopo la firma del mistizio porto di Cassibile e privo di indicazioni definite su come comportarsi nei confronti degli ex alleati, cioè dei tedeschi. Dopo tutto ciò, i soldati italiani, molti di questi, vennero letteralmente abbandonati a loro stessi da molti comandanti, a cominciare dal principe Umberto di Savoia, che decise qualche giorno prima di andarsene in licenza e poi sostanzialmente di scappare assieme al resto della famiglia reale. Oppure vennero direttamente traditi e venduti. Sono numerosi i casi, li elenca Franzinelli nei primi capitoli del suo libro, di ufficiali comandati, di generali e di colonnelli che letteralmente affidano ai tedeschi i loro uomini, che danno a disposizione affinché i soldati italiani consegnino tutte le armi e si lasciano catturare e spedire in Germania, mentre molti di questi generali tornano a casa tranquilli, come se nulla fosse avvenuto. Alcuni tra questi aderiranno alla RSI, alla Repubblica Sociale Italiana, allo stato fantoccio creato dai tedeschi con Mussolini, il nuovo libero, a proprio capo. Altri si adopereranno come reclutatori per le forze armate della RSI, forze armate costituite sostanzialmente da ex prigionieri, anzi ex internati, usiamo la parola giusta, nei campi tedeschi. Ma quegli ex internati che aderiscono alla RSI sono una percentuale molto molto bassa. La maggior parte di questi internati non ha nessuna voglia di aderire alla RSI. Vediamo il perché. Secondo quello che raccoglie Franzinelli, che è una mole di materiale enorme, un po' da ogni posizione arrivano i prigionieri, anzi gli internati italiani. Internati che vedono coi loro occhi tutta la bestialità del nazismo. Raccontano alcuni di questi catturati nei Balcani che durante il loro viaggio in treno verso il Reich, pur essendo espressione di un ex stato occupante, il Regno d'Italia, la popolazione serba croata riservava gesti d'affetto nei confronti di quegli uomini caricati sui carri bestiame. Ma all'arrivo nel Reich cambia tutto. La gente li guarda male, con sospetto. Vengono trattati come traditori. Il peggio, ancora peggio, va a chi viene catturato in Alto Adige. Lì cambia proprio la prospettiva. Ci sono addirittura episodi di caccia all'italiano. Non potrebbe andare peggio di così. Da quelle centinaia di migliaia di italiani deportati, la RSI attinge personale per formare 4 divisioni, circa 60.000 effettivi tra truppe e ufficiali. E gli altri? Gli altri diventano, per decreto stesso di Hitler, degli schiavi. Non hanno dignità, non hanno diritti, vengono sfruttati come massa da lavoro. Non vengono inviati negli stessi campi in cui sono detenuti, ad esempio, i soldati inglesi o francesi o americani. No, vengono messi in campi di lavoro coatto. Campi adiacenti ai impianti di produzione bellica, a industria pesante, a miniere o addirittura alla produzione di una famosissima arma di rappresaglia, una delle Wunderwaffe, le V2. Le condizioni di vita, ce lo racconta anche Mimmo Franzinelli nel suo libro, sono disumane. Pensate che l'orario settimanale nell'industria pesante si aggirava a quasi 60 ore. 60 ore di lavoro, un lavoro molto duro. Nelle miniere era poco meno, circa 52 ore, poco più di 9 ore al giorno, con turni domenicali, riposi sostanzialmente assenti. All'arrivo nei campi, l'anagrafe del campo stesso provvedeva a individuare le eventuali professionalità dei soldati, operai specializzati, elettricisti, artigiani, meccanici, quelli che non erano specializzati. Veniva etichettati direttamente come contadini. E infatti diversi soldati italiani arrivavano dal mondo agreste e quindi lavoratori generici. All'interno dei campi la vita, come detto, era dura. Le razioni basse, il freddo nei mesi invernali, un nemico sempre presente. Per andare e tornare dal lavoro erano previste delle marce giornaliere dai 2 ai 6 chilometri, quasi sempre a piedi. E anche questo contribuiva ad assottigliare le forze fisiche a disposizione dei soldati. Anzi, non erano neanche più soldati, erano dei numeri, degli internati. All'interno dei campi poi le patologie non si contavano: tubercolosi, polmonite, pleurite, disturbi gastrointestinali, qualche volta addirittura epidemie di tifo petecchiale. Tutto ciò per far capire la bestialità
applicata agli esseri umani. Quelli non erano più uomini, non erano più soldati, erano schiavi da sfruttare fino in fondo. Lo stesso trattamento che veniva riservato in altri campi ai soldati catturati dall'Armata Rossa, che nella ideologia nazista erano degli Untermenschen, dei subumani, e quindi destinati a essere schiavizzati e sfruttati fino alla morte. Mi ha detto che gli internati militari italiani, gli IMI, una sigla che dobbiamo imparare a conoscere e a rispettare, dimostrarono grandissima dignità. La prima dignità nel rifiuto, come abbiamo già detto, di essere arruolati dallo Stato fantoccio, la RSI. Eppure tra gli IMI veniva diffuso anche un giornale in lingua italiana, stampato a Berlino. Un giornale chiamato La Voce della Patria. Un giornale che aveva un'unica funzione, quella di propagandare tra le fila degli internati l'idea che rispetto a quell'inferno fosse preferibile, tutto sommato, tornare a imbracciare le armi a favore di Mussolini. Sappiamo che pochissimi aderirono. Pochissimi decisero di entrare nelle formazioni della RSI, ancora meno nella Legione SS italiana, dove più che altro si entrava per le alte paghe, non certo per ideologia o per convinzione. Quella degli IMI può essere identificata come una vera e propria resistenza passiva. Si opposero in silenzio, rifiutando di tornare a essere soldati, tanto al nazismo quanto al fascismo. Decisero loro di non essere più servi di un sistema che era stato concepito solo per aggredire, non per difendere, con buona pace di chi ancora oggi pensa che si possano equiparare aggressori ed aggrediti in qualsiasi conflitto. Gli IMI comunque hanno pagato un prezzo altissimo. Viene calcolato che del 1.700.000 italiani circa che vennero disarmati e catturati dai tedeschi dopo l'8 settembre del 43, più della metà degli effettivi in armi del Regio Esercito e delle altre forze armate, una buona percentuale si è finita appunto nei campi. Di questo milione abbondante, alcuni riuscirono comunque a scappare, chi approfittando di un attimo di distrazione dei soldati di guardia, chi aiutato dalla popolazione civile durante il periodo di fuga o comunque durante i trasferimenti. Qualcuno non ce l'ha fatta nemmeno nei trasporti, morto per le condizioni disumane, morto di freddo, di ferite o di malattia, morto perché le navi su cui venivano trasportati alcuni di questi soldati vennero inconsapevolmente assicurate dagli alleati. Se guardiamo la contabilità dei morti, ufficialmente gli IMI deceduti nei campi tedeschi furono tra i 37.000 e i 50.000, 10.000 di questi per le conseguenze del lavoro coatto, un lavoro massacrante, con turni inumani, con vitto scarso e in condizioni a volte molto pericolose. 10.000 morti così. Altri 23.000 morti di malattia o di malnutrizione, soprattutto negli ultimi mesi di guerra, quando le condizioni si fecero ancora più difficili. 4.600 è il numero degli IMI uccisi nei campi, uccisi per esecuzione, per punizione, per dare un esempio, semplicemente su decisione dei comandanti stessi dei campi di lavoro. Altri 2.700 circa sono morti sotto i bombardamenti alleati delle installazioni militari in cui erano costretti a lavorare, oppure mentre esercitavano, ovviamente in maniera coatta, il ruolo di squadre antincendio nelle città tedesche colpite sempre dai bombardamenti. Altri ancora morirono sul fronte orientale, dove vennero inviati con mansioni, non certo di combattenti, ma semplicemente da animali da soma, per trasportare altri materiali a favore delle truppe combattenti. Questi erano gli IMI, internati militari italiani, internati che poi tornarono in Italia a fine della guerra. Tornarono riportando con loro la dignità che li aveva contraddistinti nella loro durissima esperienza, per aver toccato con mano cosa significava davvero il nazifascismo. Ed è veramente un sacrilegio pensare che oggi si stia perdendo la memoria di loro, di quelli che erano, di cosa hanno fatto, di cosa hanno dovuto subire. Immaginate, dopo la guerra, il rimpatrio avvenne un'altra volta sui treni e ancora una volta sovraccarichi. Nemmeno nel ritorno a casa era stata loro garantita la piena dignità di persona. Dalla riapertura del Brennero il 6 giugno del 1945
e poi anche attraverso la riapertura dei valichi con la Svizzera, che si prestò volentieri a far transitare i treni. In Italia iniziarono a tornare tra i 3.000 e i 4.500 italiani al giorno, pensate quanti, su questi treni sempre più cari. Nutrivano con loro una speranza di aver terminato le loro sofferenze e poter riabbracciare i loro cari. Alcuni portavano con loro la memoria dei compagni di prigionia morti o uccisi. Avevano il compito di informare le famiglie o chi era rimasto delle famiglie, perché d'altronde chi poteva sapere chi era sopravvissuto e cosa era rimasto in piedi di un paese chiamato Italia che non vedevano da quasi 2 anni. Questa è stata una tragedia, la tragedia degli IMI, ma non tutti sono tornati a casa. Pensate agli IMI capitati in quei campi, soprattutto in Polonia, oppure in Stiria, finiti nelle mani dell'Armata Rossa o delle armate partigiane di Tito. Loro avrebbero dovuto scontare ulteriori mesi di prigionia. Perché? Perché non erano catalogati come prigionieri di guerra, perché il termine internato non era previsto da nessuna parte, perché le autorità sovietiche e titine guardavano con sospetto gli italiani, d'altronde erano pur sempre stati collaborazionisti, almeno sotto l'occhio sovietico e titino, dei nazisti. Tra settembre e ottobre tornarono anche loro, riportando in patria nuove memorie, memorie di atrocità, di disumanità. Certo, lo Stato italiano ha riconosciuto agli IMI dei distintivi, delle medaglie. Ma quale medaglia, quale distintivo può compensare ciò che hanno dovuto subire? Quale medaglia, quale distintivo può cancellare il ricordo dei generali che li cedettero volentieri ai tedeschi per salvare la propria pelle? Che ordinarono loro di consegnare le armi, di non resistere, di non combattere, di rinunciare alla loro identità, prima di soldati e poi di italiani e di esseri umani. Nessun distintivo e nessuna medaglia può cancellare tutto questo. Tutto ciò noi di Dentro la Storia lo ricordiamo grazie anche al collega Mimmo Franzinelli e a molti altri studiosi e scrittori, affinché questa memoria non debba mai essere rimossa, modificata, cancellata, ma portata avanti. Bisogna ricordare che la guerra di liberazione non fu combattuta esclusivamente sui campi di battaglia, a Salerno, a Napoli, sull'Appennino, sulla linea gotica, a Roma, Porta San Paolo e dintorni, in pianura padana, nelle valli, attraverso la lotta partigiana e anche la lotta al fianco degli alleati anglo-americani. Ci fu un'altra lotta, silenziosa, ma estremamente dignitosa, quella degli internati militari italiani, di quelle centinaia e migliaia di italiani che decisero di dire no, no al nazifascismo, no alla prospettiva di imbracciare le armi per conto di un regime disumano, no alla pretesa di collaborare con un regime che voleva esclusivamente schiavizzare il mondo intero. Agli IMI e alla loro prova di silenziosa ma ferma dignità va il nostro applauso come canale, ai personaggi che aiutarono i tedeschi a impadronirsi di questi uomini, molte volte semplici ragazzi, e ridurli in schiavitù, va il nostro biasimo. In nessuna occasione si può mai vendere il proprio simile per salvarsi la pellaccia. Dovremmo ricordarci che in fondo siamo tutti esseri umani e tradire il nostro simile vuol dire tradire tutta la razza umana.